Amiche e amici di Gereniamo Salute, benvenuti al nostro consueto appuntamento quotidiano con chi sta affrontando questa epidemia di Covid-19 in prima linea, i farmacisti. Oggi siamo a Cittadella con la dottoressa Silvia Favarin, che è esperta in omeopatia e medicina naturale, è farmacista chiaramente, ha iniziato lavorando nella farmacia di famiglia, ma dal 2011 dirige la parafarmacia Favarin di Cittadella, appunto, che è una realtà di successo nel territorio, grazie alla competenza della dottoressa e dei farmacisti che vi prestano servizio. Da 5 anni affianca a quella che è la professione di farmacista l'attività di relatore in corsi di omeopatia e di medicina naturale. Dottoressa, innanzitutto grazie per essere intervenuta e per averci concesso questa intervista. Grazie a voi dell'invito. Ci può fare una panoramica di qual è la situazione attuale a Cittadella e nella provincia, chiaramente? Allora, Cittadella è il comune più a nord della provincia di Padova e quindi ci troviamo in Veneto. E nel nostro comune si sono superati 44-45 contagi finora e a Cittadella è presente anche un ospedale dove attualmente sono presenti 6 pazienti ricoverati in terapia intensiva, anche se il nostro non è un Covid hospital, quindi diciamo è un primo approdo. Le strade sono deserte e devo dire che i cittadini sono stati davvero molto collaborativi nel rispettare e seguire le norme dettate appunto dal governo e molte persone indossano la mascherina e devo dire che la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana nel nostro territorio sono molto attive nel supportare le persone nell'affrontare questo momento di emergenza sanitaria. Quali sono le principali difficoltà tecniche che incontrate nel vostro lavoro quotidiano, lo svolgimento del lavoro quotidiano? Allora, il nostro lavoro è cambiato, vorrei dire, radicalmente da quando abbiamo iniziato a prendere le precauzioni per il Covid-19, quindi le mascherine, i guanti, abbiamo delle barriere protettive in plexiglass e lasciamo entrare nel nostro negozio solamente 2 persone per volta, una che si posiziona al banco e l'altra invece in fondo al negozio, quindi manteniamo al massimo le distanze. A livello quindi questo distacco dal cliente ha reso ancora più difficile il rapporto che avevamo creato prima di speciale empatia con la persona, quindi di entrare proprio in contatto. E quindi cerchiamo di sorridere sotto la mascherina, di esprimerci con gli occhi, visto che non abbiamo modo né di stare vicino fisicamente al cliente e né di sorridere con la bocca. Capito. Dal punto di vista emotivo, come state vivendo questa situazione? Lei, i collaboratori? E poi un'altra cosa, ha notato nei pazienti paura, stress, ansia, questo tipo di sintomatologia mentale, insomma, diciamo, psichica? Io e il mio collaboratore, che attualmente è in parafarmacia, devo dire siamo abbastanza sereni a riguardo. In realtà io ho 2 collaboratori, la collaboratrice che viene da più lontano è a casa da qualche giorno proprio per evitare di fare il tragitto casa lavoro e ci arrangiamo io e il dottor Massimo. Noi siamo tranquilli, devo dire, in questo senso, mentre da parte della clientela ci è stata manifestata una certa forma di ansia, sia per la malattia in sé, che adesso comincia a essere presente. Come ho detto, abbiamo abbastanza casi, quindi ci sono persone che conoscono personalmente delle persone che sono affette da Covid e quindi si sente come vicina questa problematica. Ma c'è la paura sia del non sapere quanto durerà tutto questo, ma nella nostra realtà c'è anche una paura di quello che è l'aspetto economico che questa problematica porterà. Perché appunto nella nostra zona ci sono molti imprenditori e anche molte partite IVA che sono preoccupati dell'aspetto del post-Covid-19. Parlando invece dal punto di vista fisico, qual è la sintomatologia prevalente per la quale i pazienti vengono nella sua parafarmacia? Allora, i sintomi che si possono notare in questi periodi, un po' tra virgolette fuori stagione, perché ormai la primavera ha iniziato ad esserci anche qui, sebbene con qualche sbalzo di temperatura, sono tosse, raffreddore e mal di gola.
anche se comincia a affacciarsi anche la problematica dell'allergia, che comincia a essere proprio di stagione in questo periodo. E il consiglio che diamo noi ai nostri pazienti è quello di evitare l'eccesso di automedicazione. Noi come parafarmacia non abbiamo i medicinali con prescrizione medica, ma abbiamo per lo più medicinali di automedicazione, oltre a quello che è il mondo del naturale e dell'omeopatia. È vero che c'è un po' un eccesso di ricorso al medicinale vero e proprio, allopatico. Volevo aggiungere che si stanno affacciando anche delle problematiche legate ai disturbi del sonno, che cominciano ad essere particolarmente presenti dovuti proprio sia all'ansia che alla reclusione. E questa è una problematica che arriva a banco più spesso, diciamo, di quello che è il normale. Ok. Ha qualche piccolo consiglio di salute da dare a chi ci ascolta, sia dal punto di vista proprio dei consigli di igiene di vita, ma e soprattutto anche qualche piccolo consiglio di qualche presidio da avere sempre in casa con sé? Come consiglio, diciamo, generale, quello che diamo è quello di rispettare le regole. Andrà tutto bene, finirà presto se seguiamo quelle che sono le indicazioni. Quindi stare in casa, uscire il meno possibile e quando si esce adottare tutte le precauzioni del caso. Come consiglio proprio sulla salute, noi consigliamo di mantenere uno stato di benessere e quindi tenere alte le difese immunitarie, stare attenti a quello che si mangia, a come ci si muove seppur dentro casa e anche a quella che è la problematica del sonno, cioè dormire bene tiene alte anche le nostre difese immunitarie. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Dopodiché noi consigliamo ovviamente degli immunostimolanti a base naturale e consigliamo anche, qualora fosse il caso, di integrare con qualche vitamina. Attenzione anche allo stato d'ansia, perché anche le persone che sono, diciamo, normalmente meno ansiose in questa occasione possono avere degli stati d'ansia. In questi casi può essere molto utile aiutarsi con dei rimedi naturali oppure anche con i fiori di Bach. Qualora riconosciamo una situazione che non è gestibile, diciamo, con il nostro consiglio, siamo noi i primi anche a dirottare verso gli specialisti, diciamo, della psiche, che sono gli psicologi. Noi abbiamo una realtà molto efficiente, abbiamo un servizio dato da due psicologhe del territorio che possono rendersi disponibili telefonicamente per alcuni pazienti. Quindi noi li accogliamo, li consigliamo e poi eventualmente li dirottiamo. Ad ogni modo, visto che con la fitoterapia, l'omeopatia e un consiglio anche di questo tipo si riesce a mantenere calmo, tranquillo il paziente, ecco che rimane focalizzato su quello che è il suo benessere ed evita di andare in una forma di panico. Quindi difese immunitarie forti, alimentazione e salute. Benissimo, dottoressa Favarini, io la ringrazio per averci concesso questa breve intervista. La ringrazio personalmente, ma a nome anche dell'azienda che rappresento. La ringrazio soprattutto per il ruolo di farmacista in prima linea che sta svolgendo in questo momento. Ruolo importantissimo per tutti noi cittadini che siamo qui ad ascoltare.